strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here... Non è un caso che le politiche dei prezzi della regione abbiano un occhio di riguardo al settore del pane, che mantiene un'innegabile valenza simbolica. L'iniziativa Un chilo di pane ad un euro è quella di maggiore impatto e sta trovando una rispondenza sempre maggiore con l'avanzare della recessione economica. Questa sicuramente è una risposta che va nella direzione di andare a intercettare questo che è un momento socio-economico particolare, una difficoltà delle famiglie, e dare una risposta sul quotidiano, cioè dare una risposta di convenienza su quello che è una delle spese quotidiane che il cliente fa. Il pane è fatto da farina, sale e acqua, e nel 2008 la farina è aumentata tantissimo, comunque il prezzo del pane l'abbiamo mantenuto a un euro. E tra l'altro l'elemento fondamentale che, partendo da una storia appunto che viene dal 2005 arrivando al 2008, nel 2008 abbiamo venduto più di 1 milione di chili di pane, addirittura raddoppiando quei chili che noi avevamo venduto nel 2007. Sì, il nostro ruolo sicuramente è quello di sostenere le famiglie in questo momento, che è un momento sicuramente particolare, cercare veramente di aiutarli in quella che è la spesa quotidiana, per riuscire a passare questo che è un momento economico sicuramente difficile. È un pane di buona qualità, è un pane comune, tradizionale, l'unica differenza dagli altri è che è una pezzatura fissa da chilo, ma come qualità, come ingredienti, è uguale agli altri. C'è stato un aumento delle materie prime, poi c'è stato di nuovo verso la fine anno una leggera flessione che comunque non sempre si è ripercossa sul calo dei prezzi al pubblico. Il pane da chilo è rimasto a un euro. Un'altra iniziativa è quella della settimana promozionale sui prodotti da forno, che offrirà prodotti tipici di qualità con sconti fino al 10%. Rimarranno inoltre bloccati i prezzi. L'iniziativa consiste nell'offrire ai nostri clienti un prodotto di nostra produzione per una settimana nell'arco di un mese in offerta con uno sconto del 10-20% in base al prodotto, prodotti diciamo solo di nostra produzione, tipo ciambelle, raviole, biscotti frolli per colazioni e via dicendo, tutti diciamo quello che è biscotteria. È un'iniziativa alla quale abbiamo aderito proprio visto il momento di crisi generale per andare incontro ai nostri clienti, per muovere un po' il mercato, insomma per agevolare quella che può essere la spesa quotidiana.